Ragazze, bentornati in un nuovo video. Questo è il video dei terminati di febbraio. Mi sono impegnata, ho cercato di impegnarmi a terminare i prodotti e iniziamo. Allora, il primo terminato di questo mese è l'acqua micellare di L'Oreal. Vi ho già parlato di questa acqua micellare, ve ne ho parlato in una video review. Confronto acqua micellare di L'Oreal con l'acqua micellare di Sobio. Vi ho detto già che mi sono trovata molto molto bene, è equiparabile l'acqua micellare di Sobio, ovviamente come qualità è leggermente migliore quella di Sobio, però questa per il prezzo che ha è davvero ottima, mi sono trovata davvero molto molto bene e sì, la ricomprerei. Adesso sto utilizzando quella di l'acqua micellare di Venus e anche quella mi sta piacendo, però questa qui devo dire non mi è dispiaciuta affatto. Altro prodotto che finalmente ho finito, non vedevo l'ora, è questo shampoo di L'Oreal, L'Oreal Professional, ed è uno shampoo volumizzante, si chiama Volumetry Expert, appunto uno shampoo volumizzante, è da 500 ml, quindi un bel po', ce l'ho da un bel po' di mesi perché non mi è piaciuto molto, quindi molto spesso l'ho messo da parte, ho provato altri shampoo perché sinceramente non mi ha fatto impazzire, non vedevo questo volume, o meglio li vedevo abbastanza spenti, abbastanza piatti, non mi è piaciuto, me li appesantiva parecchio, quindi non devo dire che non lo ricomprerei, non mi ha fatto impazzire. Altro prodotto che ho terminato è questa crema corpo di Bottega Verde, si chiama Scolpito, è una crema corpo rassodante, elasticizzante. Devo dire che io non amo molto le creme corpo di Bottega Verde, come vedete finita, terminata. Questa qui ce l'ho da un po' di mesi, a parte la crema corpo che vi ho fatto vedere, la vaniglia nera, che quella mi è piaciuta molto, devo dire... Senti ancora... il profumo non era male di questa crema. Però insomma questo rassodamento non me l'ha dato, nel senso, ecco, una crema normalissima, una crema corpo normale, idratante, anche molto corposa secondo me, bisognava stenderla con molta attenzione, altrimenti lasciava anche le strisce bianche, non male, forse non la ricomprerei però. Altro prodotto che ho terminato è questa crema viso di Nux, o Nux, non so come si pronunci, e questa è la crema prodigiosa e mi è piaciuta molto, devo dire, perché mi è... l'ho trovata molto, nonostante sia molto molto idratante, non mi lasciava però la sensazione di umido sulla pelle, anzi la pelle riusciva ad assorbirla molto molto bene e quindi non mi lasciava la sensazione di umido, quasi come la Roche-Posay, la crema Effaclar Duo, che insomma adoro, però anche questa qui non mi è dispiaciuta, la ricomprerei perché devo dire non male, la profumazione è molto molto buona. Anche questa qui l'ho acquistata dalla farmacia, Benux è una marca molto molto buona, io adesso sto testando il deodorante, che poi forse magari ve ne parlerò, però questa qui è molto molto buona, la ricomprerei. Altro prodotto che mi è terminato è disastrato direi anche, è il correttore di MAC, ovviamente come potete vedere completamente rotto, completamente crepato, e nel momento in cui stavo per metterlo nei prodotti da mettere nel, insomma, nel pacchettino del Back to MAC, e si è rotto, mi è caduto e si è rotto, fortunatamente, altrimenti una tragedia. Il secondo che si rompe, però ogni volta mi capita questa cosa, mi dà un po' i nervi. Vabbè, come sapete è il mio correttore preferito in assoluto e l'ho terminato, adesso ho appena aperto l'altro e... ovviamente lo ricomprerei, senza dubbio, anzi lo ricomprerò sicuramente quando mi termina l'altro. Altro prodotto terminato e ultimo è questo blush di Essence, ed è il Secret It Girl, il numero 30, come vedete è completamente terminato. Questa era una colorazione aranciata, corallo, e molto molto bello questo blush, mi sono trovata bene, come sapete io li trovo abbastanza buoni questi blush, non hanno nulla da invidiare a molti blush di anche low cost, non hanno una durata altissima, però fanno il loro dovere, durano un bel po', e quindi sono abbastanza scriventi, quindi pigmentati, per il prezzo che hanno fantastici, lo ricomprerei, anzi ve li consiglio questi blush di Essence, sono davvero ottimi e carini. E nulla, questi sono i miei terminati di febbraio, anche questo mese ce l'ho fatta, e nulla, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze!